Buonasera a te, ben ritrovati. Questa sera parleremo di arte. Non lo facciamo tantissimo, non lo si fa in generale tantissimo, questa è la verità, è forse un po' una pecca perché trascinati dalle vicende della cronaca amministrativa, giudiziaria, che dir si voglia anche dalla politica, insomma tanti argomenti rischiano spesso di offuscare un giusto anche spazio che dovrebbe invece avere l'arte. Noi ne parliamo questa sera ovviamente con un esperto del settore, perché certo quello non posso essere io assolutamente, ma lo può essere, lo è Lorenzo Civiero, grazie per essere con noi, buonasera, ben Grazie a voi. ritrovato, che insieme al figlio Francesco è titolare della Civiero Art Gallery, quindi come si può dire, un gallerista, però forse è un po' diminutivo come termine, perché un gallerista è sì chi organizza le mostre, ma lei in realtà Civiero ha una passione di una vita trasmessa anche al figlio per quello che riguarda anche la scoperta, un po' la valorizzazione degli artisti anche a livello internazionale, così. Sì, è così. Io intanto ringrazio Imperia TV per questa opportunità perché, come diceva il signor Pomati nella presentazione, non capita spesso di poter parlare di arte contemporanea. È sicuramente così. Diciamo che la passione dentro di me c'è di sicuro ed è quella che mi ha spinto a esplorare anche campi non semplici, di orientarmi anche sull'arte internazionale, sull'arte giovane, sulle varie espressioni artistiche, compresa la fotografia. Abbiamo avuto la possibilità di presentare al Palazzo del Parco di Diano Marina, in collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune di Diano Marina, abbiamo avuto la possibilità di presentare fotografi anche di assoluto rilievo internazionale, o artisti giovani che comunque si muovono già a livello europeo e che hanno ancora, data la giovane età, quotazioni accessibili, il che permette anche alle persone più giovani che non dispongono di grandissimi capitali di avvicinarsi all'arte contemporanea. Ecco, ma in questi tempi di crisi, mi perdoni Civiero, lei dice appunto capitali, avvicinarsi all'arte, investire insomma, Sì. ma esiste ancora l'investimento nell'arte? Ce lo si può ancora permettere, voglio dire? È una domanda impegnativa, nel senso che l'investimento nell'arte esiste sicuramente. C'è la possibilità oggi di acquistare artisti molto bravi, giovani, che costano veramente poco, a livello quasi di un dilettante, e facendo delle scelte giuste. Io ai giovani dico sempre, la risposta che viene spesso data è: io acquisto ciò che mi piace. Io aggiungo, acquista ciò che ti piace e cerca di non buttare via i tuoi soldi, perché il vero valore dell'opera non è quello di quando la acquistiamo, è quando vogliamo venderla che scopriamo il vero valore, perché se l'opera non ha un mercato, se l'opera non ha un valore intrinseco, al di là di un circolo molto limitato di persone, nessuno è disposto ad acquistarla. E quindi il valore spesso è pressoché nullo quando non si acquistano gli artisti giusti. Gli artisti giovani noi trattiamo in Quindi questo insomma è momento. diversa la scelta della passione, del cuore, dell'appagamento, Sì. della vista con quella dell'investimento, mettiamola così, economica. Io direi che si possono coniugare tutte e due le cose, nel senso che le espressioni artistiche di oggi sono talmente tante che è impossibile non trovare qualcosa che ci piaccia. E così come è impossibile che ci piaccia tutto, non siamo obbligati a farci piacere tutto, possiamo scegliere ciò che ci piace di un artista giovane, pagarlo una cifra, acquistarlo con una cifra relativamente bassa. E poi sono gli artisti che lavorano per noi, perché una cosa è acquistare l'artista che è conosciuto nell'arco della propria città, un'altra cosa è acquistare un artista che si muove già a 30-32 anni a livello europeo. Sono due cose molto diverse. A proposito di artisti, di grandi artisti, lei è riuscito a portare per la seconda volta nel Golfo di Anese un nome internazionale. Sabato pomeriggio sarà inaugurata questa
questa mostra di Pablo Acciugari, che devo dire da pochissimo conoscitore di arte, nemmeno poi eccessivamente appassionato. Acciugari è uno di quegli artisti che invece mi ha colpito in modo particolare. Io con l'arte contemporanea, ci vero, lei lo sa, non ho grandissimo, come dire, feeling, ma vedere delle opere di Acciugari, chiaramente quelle più piccole, più come dire, affrontabili, e non pensare di dire una qualunque, quasi a occhi chiusi, di averla in casa sarebbe splendido, credo che sia impossibile, perché questo è un artista veramente spettacolare, dalle piccole cose alle enormi cose. Qui vediamo delle immagini di Acciugari al lavoro su opere, queste di un paio di metri, ma lui ne ha fatte alcune che sono, oserei dire, monumentali, ecco. Assolutamente. Veramente particolare, opere in marmo, in legno, in bronzo. Però ecco, qua sì che si vede veramente un'arte, una bravura anche, una capacità, sì, vera. Sì, la fatica anche. Infatti. Le immagini che scorrono sono immagini che sono tratte dalla sua fondazione in Uruguay. La sua fondazione in Uruguay è un punto di riferimento per tutti gli artisti giovani del Sud America. Lui è un uomo di grandissimo spessore, anche umano, tanto che all'interno della sua fondazione è possibile ammirare qualsiasi forma d'arte, dal balletto al concerto, alla scuola di pittura e scultura, agli acquisti che lui fa in Italia di artisti italiani, pittura, scultura, e che poi sistema all'interno del suo parco che circonda la fondazione. Il suo è di sicuro un lavoro che richiede una passione smisurata, perché quando ti confronti con un blocco di marmo di 45-50 tonnellate, la prima domanda che viene a un essere normale è chi me lo fa fare, veramente, perché il marmo statuario di Carrara è un materiale assolutamente straordinario, però ha, se così si può dire, un difetto, è molto duro, si fa fatica a lavorarlo. E quando io vado a trovarlo nel suo studio a Lecco, vedere il suo modo di lavorare con la maschera, col flessibile, con la punta e mazzetta, con la fatica continua che deve fare per portare via delle parti del marmo, è veramente un qualcosa che ti fa riflettere. Michelangelo diceva che l'opera all'interno del marmo c'è già, è vero che c'è già, però bisogna tirarla fuori. E quindi, come lei diceva, è la seconda volta che viene a Diano Marina, e questo è dovuto un po' all'interno del marmo, mi perdoni, ma non per contraddire Michelangelo, ci mancherebbe, ma anche un po' all'interno della testa dell'artista, assolutamente, perché assolutamente, assolutamente. Altrimenti, assolutamente. E dicevo, è la seconda volta che lui viene a Diano Marina, e questo è dovuto al rapporto umano che c'è fra lui, la sua famiglia, il sottoscritto e anche mio figlio. Ci conosciamo da 30 anni, lui ci ha sempre onorato della sua amicizia, e questo ha permesso di, nonostante molte difficoltà, perché non è mai facile farlo venire da noi, perché gli impegni che ha sono assolutamente tantissimi, richiesto dalle più grandi e più importanti gallerie del mondo, pensare di averlo fra noi è veramente un orgoglio. È veramente anche una scoperta, riscoperta, perché in questo caso è un ritorno, di un artista molto particolare, perché appunto lei ci ha un po' illustrato, poi abbiamo visto queste immagini, però come dicevo, qui chiaramente si esprime tutta la mia ignoranza in questo settore, perché dobbiamo assolutamente ammetterlo, per carità, però qui secondo me in queste opere appunto c'è veramente un qualcosa in più rispetto a tante opere che molto spesso, quando parliamo di arte contemporanea, adesso lei si arrabbierà, ci viene da dire, beh, ma questo lo potevo fare anch'io. Sì, è una, no, frase, è una frase che si sente spesso. Una frase sentita, penso. Sì, assolutamente. E diciamo che parlare della sua opera per me è sempre un'emozione, perché cioè Acciugari lo può fare solo Acciugari, lo può fare solo Acciugari, lo fa chiunque. Diciamo che lui ha questo grandissimo pregio, questa grandissima qualità
di aver saputo coniugare, mettere insieme la classicità con la contemporaneità. Ha fatto l'anno scorso un'esposizione ai Fori Imperiali a Roma che è assolutamente da brividi, chi vuole andarla a vedere su YouTube c'è il video, è una cosa assolutamente meravigliosa, vedere i suoi marmi di Carrara inseriti all'interno dei Fori Imperiali è stato veramente una cosa molto molto bella. Nel parlare da un punto di vista così critico, se si può usare questa parola, della sua opera, per me non è difficile, nel senso che i vuoti che spesso si riscontrano nelle sue opere hanno la stessa importanza dei pieni, cioè una volta questo non accadeva, nel Rinascimento era impensabile che all'interno di una scultura ci fosse una parte vuota, oggi il vuoto ha la stessa importanza del pieno, crea un'estetica nuova, dà un senso di alleggerimento delle masse e addirittura sembra quasi di vedere il negativo della materia, cioè quando noi guardiamo il negativo di una fotografia non vediamo la fotografia vera, però intuiamo come sarà quando la andiamo a sviluppare. Senza contare la difficoltà aggiuntiva per fare questo dal punto di vista tecnico, materiale. Assolutamente. Per cui anche se in certi punti della materia, la materia stessa non c'è, noi possiamo immaginare com'era prima che Pablo la togliesse, la eliminasse, una sorta di negativo proprio. E poi naturalmente abbiamo detto nel servizio che abbiamo fatto per il telegiornale, questa verticalità è una sua caratteristica fondamentale, queste punte che sembrano delle antenne sensibili che vanno verso il cielo, questi solchi che attraversano la materia e che sembrano convogliare veramente dell'energia verso l'alto. E questo materiale, marmo, questo statuario, il marmo statuario di Carrara ha due caratteristiche, è molto bianco ed ha una grana finissima, per cui non è così facile ritrovarlo anche all'interno delle cave, però dà un'emozione unica. Mio figlio una volta mi ha detto, Francesco, toccare una scultura di Acciugari è come accarezzare la seta, e credo che questo dia veramente la misura della delicatezza, della trasparenza di questo materiale. Grazie, grazie davvero Lorenzo Civiero per essere stato con noi, per averci un po' di nuovo aiutato a aprire le porte o almeno una finestra verso il mondo dell'arte, dell'arte contemporanea in modo particolare. Grazie soprattutto per aver riportato Pablo Acciugari nel Dianese, credo che sia un evento importante per tutti, anche per chi ha un po' più di diffidenza, di poca passione verso l'arte contemporanea. Vorrei soltanto aggiungere che la mostra al Palazzo del Parco rimane aperta dal 7 ottobre al 7 gennaio 2018, tutti i giorni, tranne lunedì e martedì, con orario dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Tutti coloro che vengono sono benvenuti. Un modo per scoprire l'arte contemporanea e anche per scoprire soprattutto Pablo Acciugari. Grazie, grazie a Civiero per essere stato con noi e grazie a voi per averci seguito. Grazie a lei. Buona serata. Grazie a lei.